Siamo con il presidente federale Marco Giuno De Sanctis. Il valore della cultura dello sport. Ma io ci ho sempre creduto, ci credo, anche se siamo in un paese che ha creduto meno, nonostante il CONI sia forse il comitato olimpico più importante del mondo, d'accordo, però la parte scolastica non è stata mai un binomio perfetto con lo sport, e questo per me è un errore. Io sono per una cultura più anglosassone, dove lo sport deve assolutamente unirsi alla cultura a tutti i livelli, quindi da tutti i gradi della scuola, primaria, secondaria, fino al liceo e all'università. È molto importante, perché lo sport non è solo conoscere la propria disciplina, ma conoscere il mondo dello sport vuol dire conoscere anche la materia giuridica, la materia amministrativa, la materia procedurale e burocratica. È in atto una rivoluzione, tra virgolette, nel mondo delle bocce, anche per merito suo. Ma io sono un rivoluzionario, un innovatore, diciamo per antonomasia. Ho fatto tante cose nel Comitato Paralimpico come segretario generale, sto cercando di travasare in questa federazione, che è una federazione eccellente da un punto di vista come potenziale, tutto il mio know-how, tutto quello che ho potuto apprendere, tant'è che il mondo paralimpico nel mondo delle bocce è tra i più forti e tra i più importanti settori della disabilità in Italia, perché ci abbiamo creduto, perché ho cercato appunto di travasare quei concetti che ho acquisito nel mondo paralimpico, cercando di fare altrettanto nel mondo dei normodotati. È più complesso, perché è un mondo non abituato a cambiare, con tanti numeri, grandissimo potenziale, però lo deve esprimere. Per esprimerlo bisogna prima di tutto cambiare cultura e capire che l'innovazione e la modernità dello sport sono basilari per poter avere credibilità all'estero. La seconda edizione della finale della Supercoppa nazionale qui a Rionero in Vulture è l'occasione giusta e propizia per promuovere il Sud? Sì, è un altro dei miei obiettivi, degli obiettivi del Consiglio federale e appunto della governance attuale. Il Sud boccistico è troppo lontano e distante dal Nord boccistico, questo non va bene. E quando parlo di Sud non voglio certamente parlare soltanto di Basilicata o parte del Molise o della Campania, ma soprattutto le isole. In Sardegna è un po' più sviluppato, ma soprattutto Sicilia, Calabria, Puglia meritano ampiamente una diffusione e uno sviluppo di questo sport diverso, e quindi stiamo cercando anche con fondi finalizzati di sviluppare con grandi manifestazioni, con grandi eventi, con una grande azione comunicazionale. In ultimo, l'auspicio giusto per questa importante competizione. Ma io, questa è una competizione bellissima, perché è una partita secca, come mutuando un po' quello che avviene nel calcio e in altri sport, perché noi siamo anche, ripeto, uno sport di squadra oltre che uno sport individuale. Quindi l'auspicio è che ci sia grande spettacolo, perché il grande spettacolo poi fa comunicazione, e comunicazione vuol dire che al Sud, il Sud ha risposto bene a un evento così importante e tra l'altro organizzato in maniera così repentina. Quindi sarebbe auspicabile un grande spettacolo e una grande organizzazione finale.